Bentrovati! In questo periodo ci dedicheremo al Natale. Faremo un percorso culturale e artistico insieme dedicato a questa festa cristiana che celebra in tutto il mondo la nascita di Gesù. Inizieremo dall'Annunciazione dell'Angelo a Maria, che scaturisce il momento dell'Avvento fino al giorno di Natale. Vi auguro una buona visione e un buon ascolto. Tu scendi dalle stelle, brano che noi tutti conosciamo e tra i brani natalizi più famosi al mondo, è attribuito a Sant'Alfonso Maria de Liguori, dichiarato anche dottore della Chiesa. Alfonso a 20 anni era già dottore in legge e un affermato giurista napoletano, ma pochi anni dopo abbandonò la sua attività per abbracciare il sacerdozio, dedicandosi in particolare alle popolazioni povere di campagna. Nominato vescovo nel 1762, rinunciò alla carica, continuandosi a dedicare fino alla fine della sua vita agli ultimi e agli umili. Per quanto riguarda la storia e le origini di Tu scendi dalle stelle, si dice che Alfonso l'avrebbe composta a Nola, dove si era recato per un ciclo di predicazioni. Il canto fu composto nella casa di Don Michele Zambaldelli, che, ascoltando una prima versione, mentre Alfonso ancora la componeva, gli chiese di ricopiarlo per iniziare a divulgarlo. Alfonso, rifiutandosi, gli disse che non poteva dargliela finché non fosse finita nella versione definitiva. A Don Michele il canto era piaciuto così tanto che, trovato il testo su un tavolo, lo prese segretamente. Quando alla sera, durante le prove in chiesa, Alfonso intonò il nuovo canto, a un certo punto si dimenticò di alcuni versi e mandò di fretta e furia un chierichetto da Don Michele per farsi ridare la copia rubata, lasciandolo dispiaciuto. Tu scendi dalle stelle è sicuramente uno dei primi brani di Natale anche più cantati fin da bambini, che rimangono per tutta la vita nel cuore. È chiamata anche pastorale per la sua melodia legata al suono della zampogna dei pastori abruzzesi durante la transumanza, la migrazione stagionale dei pascoli in pianura a quelli delle montagne e viceversa. Solitamente di questo brano si cantano le prime due strofe, anche se tutto il canto consta in ben 7 strofe complessive. Il testo narra della storia della nascita di Gesù, con tenerezza, pietà e devozione popolare. Trasmette la sensazione di questo bambino divino che trema perché è nato in una fredda grotta. Molto bella e commovente è l'immagine che connota il titolo del canto. Questo bambino, re del cielo, scende dalle stelle e viene in una grotta al freddo e al gelo. Ascoltiamo ora una versione da me cantata in un concerto. Buon ascolto! Thank you.
Grazie dell'ascolto e arrivederci.